Ok, dai. Ripristino. Troppo su di lì. Ok, questo metti in pausa, io lo abbasso però. Ok. Sì, sì. Ricordi il microfono? Sì, sì, l'ho già attivato. Io sono... siamo in linea, no? Oh, buongiorno a tutti. Abbiamo da riprendere il webinar della settimana scorsa e, diciamo, avendo già fatto tutta l'introduzione al, diciamo, preliminare al programma e le presentazioni personali, direi che partiamo direttamente con l'analisi degli strumenti che mette a disposizione Leader 360. E sostanzialmente abbiamo, come vi avevo già introdotto lunedì scorso, diversi strumenti che sono organizzati attraverso menu a tendina nella parte alta del programma, a partire appunto dai comandi file che ci consentono di aprire sia, diciamo, dei nuovi layer, quindi nuovi elementi che possono essere il numero dei punti piuttosto che file georeferenziati tipo i TIFF o file vettoriali, oppure aprire nuovi progetti e al contempo operare attraverso i comandi di salva, salva con nome, eccetera. Abbiamo appunto questi comandi a tendina che sono organizzati secondo dei comandi e sottocomandi, oppure possiamo intervenire direttamente dalla toolbox, dove troviamo sostanzialmente i moduli operativi del programma che ci consentono di accedere a tutte le opzioni presenti all'interno dei sottogruppi. Qui abbiamo un esempio di rilievo aerofotogrammetrico e sostanzialmente utilizzeremo questo esempio per vedere quali sono le opzioni di trattamento, editing e analisi che ci consente di fare il Leader 360. Noi abbiamo diverse opzioni di visualizzazione della nuvola dei punti e possiamo, diciamo, organizzare la visualizzazione attraverso un DEM, quindi vedendo le fasce di quota della nostra nuvola dei punti. Abbiamo nella parte a sinistra in basso una scala graduata delle altezze, sostanzialmente delle quote, e, diciamo, possiamo osservare lo stesso numero dei punti attraverso classi di intensità, attraverso le classi secondo le quali risulta già classificato il nostro elaborato. Qui, ecco, ci vuole un attimo, arriva. Sostanzialmente avevamo già effettuato alcune operazioni sulla nuvola dei punti proprio per evitare poi di portarci dietro dei dati non organizzati. Possiamo tornare alla visione attraverso la scala del visibile RGB. Qui, nel momento in cui operiamo attraverso l'acquisizione del sensore LIDAR, abbiamo le diverse, diciamo, i tempi di ritorno, che sostanzialmente però in questo elaborato voi non trovate perché si tratta di una nuvola aerofotogrammetrica. Abbiamo la possibilità di osservare
la nuvola applicando dei filtri di visualizzazione che ci consentono di migliorare sostanzialmente la visualizzazione dei differenti elementi rilevati. E poi abbiamo, come è usuale in quasi tutti i programmi di gestione nuvola dei punti, i diversi punti di vista, quindi la nuvola nella vista dall'alto, dal basso, laterale, eccetera. Andando avanti nella consultazione dei ribbon, ci troviamo ad avere una vista d'insieme, oppure poter fare poi degli zoom in e out sulla nuvola. E arriviamo a degli strumenti un po' più specifici che sono quelli organizzati all'interno di questo ribbon di comando, dove possiamo catturare delle immagini. Schiacciando questa iconetta, noi andiamo direttamente a salvare diciamo, l'immagine che ci interessa all'interno della cartella che abbiamo già organizzato, e poi la andiamo a trovare direttamente all'interno della cartella salvata. Questo può essere utile nel momento in cui ci interessa effettuare delle viste particolari o volendo salvare delle immagini da poter poi presentare direttamente ai clienti finali. Questo comando ci consente di sviluppare sostanzialmente delle sezioni. Abbiamo, diciamo, la possibilità di ridurre quelli che sono i limiti di visualizzazione della nostra nuvola. Oppure di cambiare direttamente il sistema di riferimento del nostro elaborato, diciamo nel momento in cui dobbiamo effettuare delle rototraslazioni per modificarlo. Chiaramente, se salviamo l'elaborato, verrà salvata una nuova nuvola con caratteristiche diverse rispetto a quella originaria. Se viceversa decidiamo di tenere l'elaborato così come in originale, basta che cancelliamo il comando e la nuvola viene ripristinata automaticamente. La cosa interessante, sulla quale volevo soffermarmi un attimo era, diciamo, la gestione delle multifinestre all'interno della nostra lavagna principale. Andando in Viewer abbiamo la possibilità di creare con il comando New Windows delle finestre che ci consentono di caricare contemporaneamente differenti elementi che diciamo fanno riferimento al nostro lavoro. Ad esempio, decidiamo di andare a inserire la nostra ortofoto. Andiamo a cercarlo in raster. Io ho già salvato da Photoscan la mia ortofoto. E qui abbiamo a sinistra la nuvola e a destra la nostra diciamo, ortofoto georiferita. Andando a selezionare entrambe le finestre operative di visualizzazione, le spostiamo all'interno della tendina Linkage Windows e selezioniamo il comando crossline. A questo punto osserviamo che la visualizzazione diventa bidimensionale, quindi passiamo da una visualizzazione 3D della nuvola dei punti a una visualizzazione 2D. Perché? Perché le due finestre contengono elementi diversi e venendo
linkate l'una all'altra, la visualizzazione in automatico viene portata al bidimensionale. Qui osserviamo uno di quelli che sono, secondo me, i comandi diciamo, che differenziano l'IDEA 360 da altre soluzioni, e in termini di diciamo, capacità dell'operatore di mantenere sotto controllo tutti i processi che intendiamo sviluppare. Nel senso che è sempre possibile da parte dell'utilizzatore avere, diciamo, il pieno controllo di quello che si sta facendo. In effetti, noi andiamo a spostarci da un punto all'altro e sostanzialmente, diciamo, anche se dovessimo avere degli elementi che riportano contesti di visualizzazione diversi, ad esempio l'intensità o, diciamo, una scala delle altimetrie, noi sappiamo sempre dove stiamo operando attraverso, diciamo, il link che abbiamo stabilito tra, diciamo, le due finestre. Al contempo è possibile operare anche attraverso uno strumento che ci consente di avere addirittura una sovrapposizione di tematismi all'interno di una stessa finestra. Se noi ora portiamo attraverso il drag and drop la nostra ortofoto in sovrapposizione con la nuvola dei punti e, diciamo, effettuiamo questo tipo di comando, noi sostanzialmente possiamo, selezionando l'ortofoto e portarla nel riquadro del rolling screen file, in maniera tale da dire, diciamo, al programma quale dei due tematismi ci interessa sovrapporre e diciamo, evidenziare nella sovrapposizione. Noi osserviamo che attraverso il comando di spostamento dell'ortofoto mettiamo in trasparenza la nuvola dei punti sottoposta, e questo è importante perché sostanzialmente ci dà la possibilità di osservare in contemporanea quelli che sono gli elementi presenti nel momento in cui, chiaramente, l'ortofoto è georiferita, gli elementi presenti nell'uno e nell'altro elaborato. Questo proprio per diciamo, renderci disponibile una capacità di analisi più spinta nel momento in cui effettuiamo delle elaborazioni, ad esempio sulla nuvola dei punti. Ora, per tornare alla visualizzazione normale, è sufficiente disattivare il rolling screen, e questo diciamo, ci porterà ad avere direttamente l'ortofoto sovrapposta sulla nuvola dei punti, e di conseguenza poi spegnendo l'uno e l'altro elaborato possiamo decidere quale dei due andare nuovamente in maniera autonoma a visualizzare. Le finestre operative sono, diciamo, uno strumento che si associa a quelli che sono direttamente diciamo, l'utilizzazione che abbiamo delle finestre e dei layer. Noi possiamo decidere o di gestire direttamente nel project menu i layer, e quindi con i comandi di acceso e spento possiamo
decidere di visualizzare l'uno o l'altro elemento, ma al contempo, attraverso sempre il passaggio tra il menu layer e il menu finestre, possiamo decidere autonomamente di andare a modificare il livello di sovrapposizione tra elementi diversi. Questo diventa ancora più interessante nel momento in cui, diciamo, operiamo non con un ortofoto che è immediatamente diciamo, interpretabile, ma attraverso i DEM o i DSM, che sono, come sapete bene, dei geotiff in un'unica tonalità, un'unica banda, generalmente in scala di grigi, dove la visualizzazione diventa molto più difficile. Torniamo, diciamo, al project e sostanzialmente adesso andiamo a vedere alcune altre funzioni che fanno sempre riferimento al toolbar. Proseguendo, diciamo, nella descrizione dei comandi, abbiamo qui sostanzialmente un comando che ci consente di operare sulla nuvola dei punti andando a modificare la morfologia dei punti, quindi passando da quella che è la visualizzazione del punto attraverso, diciamo, una morfologia a quadrato. Possiamo decidere di visualizzare la nuvola attraverso una morfologia circolare del punto e lasciar decidere se autonomamente impostare una scala delle grandezze dei nostri punti, oppure se, diciamo, lasciar decidere al programma quale scala sia più opportuna nella visualizzazione dell'elaborato che stiamo gestendo. Andando avanti, sostanzialmente dobbiamo sempre ricordarci che nel momento in cui intendiamo operare con un elaborato tipo una nuvola dei punti in campo tridimensionale, avendo gestito precedentemente la lavagna in 2D, dobbiamo passare nuovamente alla gestione della lavagna 3D. Qui ci manda un messaggio di sostanzialmente errore, perché lui ricorda, il leader 360 ricorda di avere ancora all'interno della finestra operativa l'elemento ortofoto che fa riferimento al campo bidimensionale. Quindi, nel caso specifico, conviene sempre avere almeno due finestre operative, diciamo, aperte. Lo andiamo a fare subito. Apriamo una nuova finestra operativa in maniera da caricare all'interno dell'una l'elemento bidimensionale e tenere nell'altra diciamo finestra l'elemento invece 3D in modo tale da, non, da poter poi passare facilmente all'interno dell'una e dell'altra finestra nella visualizzazione bidimensionale e tridimensionale. Qui adesso, vedete che siamo tornati nella possibilità di operare dentro la nuvola dei punti. Gli altri comandi che vediamo qui sono comandi di diciamo interrogazione della nuvola dei punti. Col pick point noi siamo in grado di avere le informazioni relative, diciamo, sia alle coordinate tridimensionali di ciascun punto della nuvola, il valore di intensità. Eventualmente, se ci fosse un valore legato alla gestione dell'acquisizione LIDAR,
Quindi return è la classificazione che abbiamo operato all'interno della nuvola e altre informazioni relative al campo del visibile. Il pick point può essere affiancato dallo strumento multi pick point, dove noi sostanzialmente andiamo a interrogare contemporaneamente diverse zone della nuvola e diciamo ci vengono restituite le informazioni che vedevamo già precedentemente. Poi è chiaro che questi punti che abbiamo selezionato possono essere diciamo, utilizzati come punti di riferimento e quindi diciamo, può avere un senso andarli a salvare all'interno della nuvola, oppure se ci serve unicamente avere un'indicazione, ad esempio, sulle quote dei diversi punti. Una volta acquisite queste informazioni, è possibile eliminare i punti selezionati e ritornare quindi a una visualizzazione dell'elaborato pulito. Con lo strumento righello possiamo diciamo, interrogare le distanze direttamente sulla nuvola, quindi andare a prendere delle dimensioni. Cliccando sulla nostra finestra, noi ci possiamo spostare, oppure abbiamo con il tasto destro la possibilità di diciamo, ritornare indietro e quindi diciamo selezionare quei punti che ci interessano oppure andare direttamente a pulire la misura o uscire dal comando. Allo stesso modo con il comando area andiamo a misurare delle superfici. Basterà andare a cliccare i vertici del nostro tetto per ottenere, ecco, dobbiamo chiudere il comando con il doppio clic, chiaramente. A questo punto possiamo poi anche decidere di spostare, come vedevamo prima, la nostra tendina che riporta i dati della misura effettuata. Perché questo non ci dia fastidio sostanzialmente nell'area di lavoro. Lo strumento che diventerà particolarmente utile poi nella gestione dei moduli che andremo a vedere successivamente è il calcolo delle pendenze che viene effettuato attraverso questo comando e che ci consente sostanzialmente di calcolare diciamo, l'angolo tra l'orizzontale e i vertici di questo triangolo che sostanzialmente seguono l'andamento del terreno. Io nel momento in cui definisco due punti, uno alla base e uno lungo la scarpata, ottengo un triangolo rettangolo diciamo il cui angolo diciamo, a 90 gradi è preso rispetto a un piano orizzontale e quindi calcola direttamente quella che è la pendenza della mia scarpata. Anche qui devo andare a pulire la misura nel momento in cui ho finito di utilizzarlo. Abbiamo la possibilità di calcolare, oltre, diciamo, all'utilizzo del righello che abbiamo già visto, c'è un comando specifico per il calcolo delle altezze, nel senso che mentre, diciamo, il righello ci dà
la possibilità di interrogare tutte le distanze, sia orizzontali che inclinate, ma non ci garantisce la sicurezza di assumere il punto più basso come diciamo, vertice della nostra misura attraverso il comando height measurement abbiamo invece certezza che definito un vertice di un qualsiasi elemento della nostra nuvola, uno spigolo ad esempio del tetto, il comando height measurement ci consente di avere la misura rispetto al punto più basso e quindi non andiamo, siamo tranquilli di non andare a prendere delle misure sbagliate rispetto al terreno. Anche qui dobbiamo concludere, diciamo, il comando attraverso il doppio clic con il pulsante sinistro, in maniera da poter poi continuare a spostarci mantenendo però la misura che abbiamo realizzato e quindi cambiare il nostro punto di vista senza perdere il dato. Ci sono altri due strumenti che dal mio punto di vista sono molto interessanti e che ci consentono rispettivamente di effettuare delle misure sui volumi o sulla densità della nostra nuvola. Ora, per comodità di calcolo, passiamo alla visualizzazione di una nuvola di dimensioni leggermente più piccole, che quindi ci consente di avere una maggiore velocità di gestione. Nel momento in cui noi abbiamo la necessità di calcolare un volume e diciamo tipicamente questo è un comando che si utilizza nel calcolo dei volumi dei cumuli in cava o diciamo negli stabilimenti industriali, noi sostanzialmente dobbiamo andare a perimetrare una superficie e scegliere innanzitutto la dimensione con cui il programma andrà a diciamo, calcolare la mesh di riferimento per il calcolo dei volumi, quindi noi qui tipicamente possiamo decidere qual è la dimensione della maglia triangolare o quadrata della nostra mesh e abbiamo poi la possibilità di decidere se il calcolo del volume debba essere riferito al piano di riferimento con la quota più bassa rispetto al terreno che diciamo sul quale insiste l'area da noi analizzata, oppure possiamo decidere di stabilire un piano intermedio tra la quota dei nostri cumuli, la quota apicale dei nostri cumuli e il piano terreno circostante, o addirittura andare noi a creare un piano di riferimento con una quota data di nostro interesse. Nel caso, diciamo, più tipico è sufficiente lasciare come riferimento il piano alla quota minima e lanciare il comando di calcolo. A questo punto il programma ci restituisce, come potete vedere, una mesh con una scala, diciamo, delle altezze di riferimento e ci darà un calcolo del volume sia in sterro che in rilevato.
Il calcolo totale non è altro che la differenza tra lo sterro e il rilevato. Ora, questo dato è molto comodo nel momento in cui dobbiamo calcolare velocemente, fare un calcolo preliminare molto veloce di quelle che sono le quantità legate a un volume di riporto. Tipicamente, dicevo, sono i cumuli in cava, e perché ci consente di non dover effettuare un'analisi allargata a tutto il nostro rilievo, ma di localizzare diciamo, il calcolo soltanto laddove questo ci può essere utile. Chiaramente, se noi andiamo a modificare quella che è la maglia di riferimento della mesh, possiamo sostituire mezzo metro con 10 cm, andando a ricalcolare, vedete che questi valori tendono a diventare maggiormente affidabili, perché diciamo, la superficie di riferimento utilizzata diventa via via più densa, e quindi l'algoritmo di calcolo riesce a raffinare quelli che sono i valori espressi. Allo stesso tempo, e così vediamo anche l'ultimo comando, noi possiamo interrogare quella che è la densità della nostra nuvola. Quindi scegliere di creare una superficie di base quadrata diciamo, una ampiezza che andiamo direttamente a decidere noi, a cui verrà legato un'altezza direttamente correlata con la dimensione della superficie. Quindi creeremo sostanzialmente un volume all'interno del quale il programma andrà a calcolare, diciamo, la densità della nostra nuvola. In questo caso, ad esempio, noi vogliamo sapere, diciamo, in questo punto la densità dei nostri punti, e ci viene restituito immediatamente il messaggio che ci indica qual è per metro quadrato il numero dei punti della nuvola analizzata. Quindi noi sappiamo che abbiamo circa 2000 punti per metro quadrato, e conseguentemente possiamo da questo dato risalire a quella che è diciamo, la distanza tra punto e punto, nel senso che se dividiamo la superficie in centimetri quadrati pari a 10.000, cioè il numero di punti, quindi 2.000 diviso 10.000, ci verrà fuori che abbiamo circa 0,2 punti per centimetro quadrato. Ora, la distanza tra un punto e l'altro in questo caso è 5 centimetri, nel senso che avremo bisogno di 50 punti per poter avere il lato di un metro. E questo dato è importante nel momento in cui noi analizziamo la nuvola che ci è stata in qualche modo fornita, ma di cui non abbiamo un valore, ad esempio del ground sample distance, e quindi non sappiamo che livello di affidabilità dell'elaborato con cui stiamo lavorando. Attraverso questo calcolo è possibile capire l'equidistanza tra diciamo, un punto e tutti quelli adesso vicini, e quindi in qualche modo avere un'indicazione del ground sample distance nel caso di una nuvola aerofotogrammetrica, che ci dice se è stato effettuato il rilievo con una certa affidabilità oppure no. Uh,
Passando, diciamo, nella riga dei comandi sotto quelli che sotto la prima, abbiamo tutta una serie di altre opzioni che andiamo a vedere velocemente. In questo primo ribbon noi possiamo decidere nel momento in cui abbiamo ad esempio un modello elaborato sulla nostra nuvola, adesso ne carichiamo tipicamente uno. Spegniamo un attimo la nuvola, abbiamo il nostro modello. Qui non è particolarmente neanche bello da vedere, ma sostanzialmente noi possiamo decidere di vedere la mesh colorata, di vedere la mesh triangolare semplicemente come sotto forma di grading o di visualizzare, diciamo, il DTM. Quindi i punti di vertice delle nostre maglie triangolari. Questo modello che abbiamo portato dentro possiamo sempre, diciamo, toglierlo dai layer con cui stiamo operando. E diciamo, è possibile passare a un elemento di analisi che dal mio punto di vista è veramente importante con LiDAR 360, che è, diciamo, il comando relativo alla realizzazione di profili in sezione. Cliccando sul comando Profile si apre, diciamo, una finestra al di sotto delle due finestre operative con cui stavamo lavorando e che comunque ci consentono di operare sempre indipendentemente nell'una o nell'altra, e possiamo decidere di andare a realizzare delle sezioni in corrispondenza, diciamo, degli elementi che stiamo visualizzando. Diamo un buffer alla nostra sezione e con, diciamo, il doppio clic, sempre con il pulsante sinistro, ci viene immediatamente visualizzato quello che è il profilo della sezione in pianta. Nel caso specifico, qui stiamo visualizzando un capannone con un tetto un po' particolare. Possiamo decidere di aumentare o di ridurre il buffer, quindi lo spessore della nuvola in sezione. Ad esempio, a me piace vederlo abbastanza fine, ma in questo caso perdo troppo dettaglio andando a ridurre il buffer, quindi lasciamolo come 0,5. Qui la mia nuvola diventa, diciamo, molto fine e mi consente sostanzialmente di diciamo, osservare i cambi di pendenza di queste falde del tetto in maniera molto precisa. Chiaramente abbiamo la possibilità di estendere lateralmente, diciamo, l'andamento della nostra sezione, lo vediamo anche, diciamo, in planimetria, decidiamo chiaramente quello che è, diciamo, l'estensione che vogliamo ottenere. Sia, diciamo, lungo un vertice che lungo l'altro vertice della sezione. Chiaramente quando poi usciamo dal modello qua sul lato sinistro non abbiamo alcuna rappresentazione dei punti, proprio perché i punti non ci sono. Possiamo decidere di
gestire nello spazio la nuvola in sezione, quindi di riorientare il nostro profilo. Possiamo decidere di andare a prendere, di assumere delle misure direttamente tra, diciamo, il colmo di una falda e l'altra. Voglio sapere che distanza abbiamo e qui vedo che ci è circa un 5 metri, 4,70 m. Allo stesso modo possiamo chiaramente andare a diciamo sospendere il comando e tornare a una visualizzazione frontale per prendere ad esempio una misura di altezza rispetto al terreno. Qui vedete che abbiamo una lunghezza, quindi una distanza inclinata di circa 14 metri, 13 metri e 941, e abbiamo, diciamo, le due componenti X e Y che ci danno quindi le distanze calcolate rispetto all'orizzontale e, diciamo, l'altezza. Questo, diciamo, comando ci dà la possibilità di effettuare anche la cosiddetta classificazione manuale della nostra nuvola, nel senso che vedremo nel prosieguo tutta una serie di diciamo, tools per la classificazione della nuvola che ci automatizzano questo procedimento e quindi ci consentono di risparmiare moltissimo tempo, però diciamo, il software non risolve tutti i problemi e quindi può capitare nel nostro lavoro di incontrare delle difficoltà nell'automatizzare questi processi. A quel punto, attraverso il comando profile, noi abbiamo la possibilità di modificare quella che è, diciamo, la classificazione di alcune zone della nostra nuvola, andando direttamente a dire al programma a quale classe di riferimento, diciamo, in quale classe di riferimento trasformare il dato che noi abbiamo diciamo, visualizzato. Nel nostro caso abbiamo sostanzialmente quattro classi, abbiamo suddiviso sostanzialmente la nostra nuvola in quattro classi. Le classi che utilizza LiDAR 360 sono le classi standard, diciamo assunte per la classificazione delle nuvole dei punti, e quindi quando, diciamo, noi osserviamo un numero, sappiamo che lo 0 fa riferimento ai punti mai classificati, alle nuvole mai classificate, la classe 1 è relativa ai punti non classificati, la classe 2 ai punti classificati come terreno e, ad esempio, nel nostro caso i punti, diciamo, bassi, low point, fanno riferimento alla classe numero 7. Quindi noi andiamo a visualizzare ora in pianta, diciamo, la nostra nuvola e vediamo che nel nostro caso noi allora qui, qui mi si attiva il comando profile perché chiaramente sono all'interno dello stesso, però mi interessava farvi vedere che, diciamo, il terreno facente riferimento alla classe 2 viene indicato qui con il colore marron chiaro, mentre tutti gli altri elementi estranei al terreno sono
non classificati e quindi rappresentati con questi punti di colore bianco o comunque grigio chiaro. I low point sono quei punti che diciamo non sono stati, che il programma non è stato in grado di classificare né nella classe suolo né nella classe unclassified, e quindi li ha messi come punti low point, e vengono indicati con il colore verde. Noi, nel caso in cui volessimo, ad esempio, attribuire una classe diversa a questi punti non classificati e inserirli nella classe di riferimento degli edifici, building, dobbiamo operare in questo modo. Sostanzialmente, andare a selezionare i punti non classificati come classe di origine o i punti low point, nel senso che in questo caso noi abbiamo anche un low point piazzato nella parte, diciamo, bassa della falda, e scegliere qual è la classe alla quale trasferire, diciamo, parti della nuvola che secondo noi non sono stati classificati in maniera corretta. Quindi scegliamo ad esempio la classe 5, che è quella relativa agli edifici. Poi andremo a selezionare con il comando della selezione trapezoidale o comunque di un parallelepipedo non regolare, e vedete che la selezione viene trasformata automaticamente nella classe di riferimento building, che ha il colore rosso. Ora, nel momento in cui abbiamo effettuato questa diciamo, analisi in maniera non corretta, sarà sufficiente con il comando Ctrl Z andare a eliminare, diciamo, la scelta precedentemente effettuata. Ora qui a noi interessa tornare indietro. Ritorniamo con la classificazione del nostro manufatto nella classe edifici e possiamo decidere se salvare questa, diciamo, trasformazione che abbiamo effettuato attraverso il Save Result, per cui noi vediamo che anche nella planimetria una parte della nostra nuvola è stata trasformata. Vediamo che quelli che precedentemente erano riconosciuti come dei punti non classificati adesso risultano di una colorazione rossa perché sono stati trasformati nella classe building. A questo punto non riusciamo, se non manualmente, a tornare indietro perché abbiamo salvato il risultato. Vediamo un altro esempio. Decidiamo di prendere, diciamo, in analisi quest'altro elemento e ad esempio dico, ci rendiamo conto di aver scelto però la classe di appartenenza sbagliata. A quel punto possiamo andare a eliminare la nostra selezione e tornare indietro anche facendo, applicando il comando cancel. Poi abbiamo altri strumenti di selezione che ci consentono, ad esempio, di selezionare tutti i punti al di sopra o al di sotto di quella che è la superficie considerata come terreno e di conseguenza trasformarli, così come abbiamo già visto, in maniera più o meno manuale. Chiaramente, se noi abbiamo, diciamo, delle superfici anche ampie, ma con delle nette discordanze dal punto di vista
delle pendenze, il comando profile ci consente di operare in maniera più precisa rispetto a quello che abbiamo già visto utilizzando la finestra dei ribbon con il comando angle measurement, perché effettuiamo questa misura direttamente all'interno della sezione. E come vedremo, avere un dato affidabile della misura delle pendenze, quindi delle variazioni di pendenza del terreno, diventa un aspetto abbastanza determinante poi nell'utilizzo dei vari tools di classificazione. Qui possiamo decidere, tornando indietro ai ribbon di selezione della nuvola, di utilizzare diversi strumenti di selezione. Vi faccio vedere prima che io sono partito da un elaborato decisamente più ampio, al quale poi ho sottratto, diciamo, una componente della mia nuvola per agevolare la presentazione. E ho effettuato questa, diciamo, riduzione della nuvola iniziale attraverso una selezione e il salvataggio della selezione che ha originato la nuvola che adesso state vedendo in formato ridotto. Abbiamo un ultimo comando importante di cui parlare, che è il rectify. E questo comando sostanzialmente, diciamo, adesso qui, un attimo solo che devo capire, except profile or binding windows. Allora, mi dice che ci sono ancora delle finestre collegate e di conseguenza non riesco ad applicare direttamente il comando rectify. Comunque ve lo spiego brevemente. Attraverso questo comando è possibile fare delle trasformazioni dei sistemi di riferimento delle nostre nuvole, dei punti, quindi cambiare, diciamo, quello che è il sistema di riferimento iniziale in sistemi di riferimento noti e diciamo, nel momento in cui ci interessa poter georiferire in maniera differente rispetto all'originale gli elaborati che stiamo trattando. Adesso volevo capire un attimo quante finestre abbiamo aperte. Qui mi dice che ho un'unica finestra aperta, quindi proviamo un attimo a chiudere anche questa e ad aprirne una nuova. Dopodiché proiettiamo all'interno con il drag and drop la nostra nuvola. Vediamo se this function is too. Yes, sì. Ho bisogno di avere almeno due finestre aperte, giustamente. Quindi ne apriamo una seconda e dentro ci buttiamo la nostra ortofoto. A questo punto ci viene restituita questa finestra di dialogo in cui sono evidenziate le due finestre, una sarà la finestra di riferimento e l'altra sarà la finestra che utilizzeremo per la modifica del sistema di riferimento. Possiamo decidere di andare quindi a selezionare dei punti che devono essere chiaramente coerenti tra le due finestre, quindi ci portiamo nella visione dall'alto e andiamo a linkare i nostri elaborati. A questo punto, spostandoci nell'una o nell'altra finestra, noi possiamo decidere di definire quelli che sono i nostri ground control point.
nella finestra, diciamo, di riferimento e in quella che intendiamo andare a georiferire, quindi a trasformare. Ma questo qui direi che è uno strumento che voi già conoscete perché è utilizzato anche in altri programmi di editing delle nuvole dei punti e sul quale sinceramente non mi soffermerei. Ecco, vediamo che chiaramente nell'output ci vengono descritte tutte le attività svolte e quelle che hanno avuto, diciamo, un esito positivo nella conclusione, oppure quelle che viceversa hanno dato, diciamo, un esito negativo perché, e quindi ci informa del fatto che questi comandi non sono andati a buon fine. Nel momento in cui, ecco, chiudiamo una parte delle finestre operative, ci dobbiamo ricordare che andando su Windows noi possiamo decidere quali sono gli spazi finestra che intendiamo visualizzare e quali viceversa riteniamo non siano indispensabili per il nostro lavoro. Quindi, andiamo nuovamente a selezionare l'output e vediamo che ci viene ripresentato nell'ambito della lavagna principale. Abbiamo poi alcuni, diciamo, tools, dal mio punto di vista anche minori, ma che ci consentono di fare comunque delle presentazioni abbastanza efficaci a favore, ad esempio, dei nostri clienti, quando questi non siano prettamente dei tecnici. Noi possiamo decidere di andare in display e abbiamo subito la possibilità di appunto creare delle immagini, così come le osserviamo all'interno della lavagna principale attraverso il comando render file, oppure di salvare dei piccoli video, dobbiamo decidere sempre dove andarli a salvare, ad esempio non nella cartella modelli ma nella cartella immagini video. Qui avevo già salvato un video precedentemente, quindi è inutile che adesso lo andiamo a rifare, ve lo faccio solo vedere per farvi capire di cosa si tratta. Noi possiamo decidere qual è il bitrate del nostro piccolo filmato e cambiare chiaramente tutte le organizzazioni della visualizzazione della, diciamo, nostra nuvola dei punti. Oppure abbiamo anche un altro strumento che dal mio punto di vista è più diciamo carino. Noi possiamo decidere di definire dei punti di vista della nostra nuvola e, diciamo, attraverso la definizione di questi punti di vista andare a salvare un percorso che sostanzialmente poi è quello che lega le quattro immagini, i quattro punti di vista che noi abbiamo selezionato. Attraverso questo comando possiamo anche decidere di visualizzare qualcosa, ma sostanzialmente diciamo non ho approfondito molto questo aspetto perché tutto sommato era meno interessante. Allora, scusate un secondo, vediamo di andare a definire qual è l'ultima visualizzazione che la possiamo ad esempio vederti fissare in questo modo. Qui però siamo già partiti. And camera view roaming. Cancelliamo un secondo, non salviamo niente.
riproviamo velocemente, ma ecco, sostanzialmente il programma ci propone un breve filmato che ci consente di mettere insieme tutti i punti di vista che noi abbiamo precedentemente selezionato con un bitrate decisamente più lento rispetto a quello del filmato precedente. Questo qui è, diciamo, un tools carino che possiamo decidere di utilizzare o meno nel momento in cui dobbiamo presentare appunto i nostri elaborati, come dicevo, a una clientela che non abbia, diciamo, una formazione prettamente tecnica. Ora, io passerei a questo punto a farvi vedere però i, diciamo, tools, i gruppi dei comandi principali a partire dalla toolbox. Noi abbiamo diversi gruppi di comandi a cui facciamo poi riferimento con i nostri sottocomandi che consentono di applicare tutte le, diciamo, funzioni di editing alla nuvola iniziale. Il comando fondamentale per poter iniziare a elaborare, diciamo, le nuvole nel momento in cui le abbiamo importate dentro Leader 360, lui ha trasformato il formato d'origine, che può essere un formato LAS, diciamo, XYZ, CSV e altri, ha trasformato quindi la nuvola nel formato proprietario che gli consente di avere un'ottimizzazione nella gestione della visualizzazione e anche di tutte le funzioni poi successive che andiamo a utilizzare, richiede comunque l'applicazione del comando outlayer removal. Noi qui l'abbiamo già sostanzialmente applicato e di conseguenza adesso non vado a diciamo lanciare il comando perché nel caso che vi sto presentando non è necessario. Il comando successivo, la normalization, è la normalizzazione della nuvola rispetto al terreno che possiamo decidere di lanciare, ma a questo punto non vi faccio più vedere il comando principale, cioè la nuvola principale, vi faccio vedere quella intera. Noi sostanzialmente lanciando il comando normalization abbiamo da selezionare la nuvola di riferimento che risulta già comunque selezionata in automatico e dobbiamo andare a scegliere il DEM di riferimento perché questo comando sostanzialmente riporta alla quota del terreno che è, diciamo, esplicitato attraverso il DEM quelli che sono gli elementi da classificare al di sopra del terreno stesso. Quindi, diciamo, poi quando nel prossimo webinar vi parlerò del gruppo di comandi relativo a Terrain, al modulo operativo Terrain, vedremo come si sviluppano attraverso, passando dalle nuvole dei punti, tutti i sottoelaborati di riferimento per, diciamo, la classificazione del terreno e quali sono in sostanza i diversi geotiff che è possibile elaborare partendo proprio dalla nuvola dei punti. In sostanza questi qua sono i sottoelaborati che avremo modo di analizzare con il prossimo webinar. Il comando tile by range
ci consente, nel momento in cui noi abbiamo una nuvola molto ampia, non è questo il nostro caso, di suddividerla in funzione, cioè in sotto aree di dimensioni che chiaramente andiamo a scegliere noi. Qui ad esempio possiamo mettere 100 e 100, e che ci consentiranno di andare a utilizzare una nuvola sottocampionata. Non avremo più un unico elaborato, ma avremo diversi elaborati georiferiti gli uni rispetto agli altri, con un sottocampionamento che decidiamo proprio in funzione della larghezza e dell'altezza della nostra nuvola. Noi qui abbiamo già degli elaborati che ci consentono di farvi capire meglio qual è la funzione di questo comando. In sostanza, io vado a caricare adesso le nuvole sottocampionate che ho già realizzato, e sostanzialmente andando ad accendere o spegnere le singole unità, vedete come la nuvola d'origine risulti comunque suddivisa in aree, diciamo, che hanno le caratteristiche di dimensionamento che abbiamo impartito all'inizio. Abbiamo chiaramente anche il comando che ci consente di effettuare l'operazione inversa, per cui possiamo tornare in sostanza a mettere insieme i vari pezzi della nostra nuvola. Ad esempio andiamo a selezionare le varie parti, e lanciando il comando merge, lui seleziona già automaticamente le parti in cui risulta suddivisa la nuvola iniziale. Decidiamo la cartella all'interno del quale andare a salvare il nostro elaborato, e lanciando il comando poi otteniamo l'unione di tutti i singoli pezzi. Ecco, una cosa importante da dire è proprio questa. Andando a selezionare le nuvole, intanto vedete che abbiamo sostanzialmente la visualizzazione di quelli che sono gli octree di riferimento della nuvola, quindi i volumi che racchiudono le diverse parti. Però, vi dicevo, è importante sottolineare il fatto che noi non perdiamo mai nulla. Cioè, laddove carichiamo e poi eliminiamo dal nostro progetto i singoli elaborati, questi risulteranno sempre salvati, in maniera da poter poi essere recuperati anche laddove si eseguissero delle operazioni sbagliate. Chiaramente, se salviamo l'operazione, noi avremmo un elaborato modificato in maniera erronea, ma laddove facciamo delle copie, ad esempio, quindi potremmo pensare nel nostro lavoro di organizzare cartelle e sottocartelle che facciano riferimento non solo alla tipologia di elaborati che andiamo a realizzare con l'IDA 360, ma ad esempio potremmo pensare di avere delle sottocartelle all'interno del quali andare a salvare gli elaborati di sintesi delle nostre operazioni di editing, senza andare a modificare gli elaborati di base. Quindi qui potremmo pensare di metterci una sottocartella dedicata alle nuvole editate.
all'interno di questa cartella andremo a salvare tutti gli elaborati senza dover intervenire direttamente su quelle che sono le unità iniziali. Un comando interessante è il comando boundary. Qui è rimasto una parte di nuvola che non ci interessa. Ecco, il comando boundary ci consente di andare a definire il contorno sia esterno della nostra nuvola, ma anche i contorni di tutti quelli che sono gli elementi all'interno della nuvola che hanno, diciamo, caratteri peculiari, diversi. Quindi andiamo a lanciare il comando. Si apre la nostra finestra di dialogo e sostanzialmente noi abbiamo la selezione in automatico della nuvola con cui stiamo lavorando. Andiamo a, diciamo, prescegliere la cartella all'interno della quale andare a salvare, diciamo, l'elaborato di sintesi. Qui ad esempio avevamo già un contorno e quindi non andiamo nuovamente a selezionarlo. E è possibile definire da un lato quello che è, diciamo, la densità del nostro contorno e dall'altro diciamo, il volume all'interno del quale questo contorno deve essere elaborato, quindi, diciamo, l'altezza del contorno stesso. Adesso andiamo a caricarci il nostro contorno, così vi faccio vedere di cosa si tratta. Noi dobbiamo, per caricare i file di tipo vettoriale in Leader 360, andare a scegliere il formato shape. Ecco, come vedete, i contorni qui fanno riferimento alla nuvola, diciamo, principale. Adesso cerchiamo di portarlo in evidenza. Qui in sostanza purtroppo Leader 360 non ci consente di operare direttamente in trasparenza se non applicando il comando di sovrapposizione dei layer, per cui noi abbiamo già visto che con il rolling screen sostanzialmente possiamo decidere quale dei due elementi portare in sovrapposizione e quindi rendere evidente. Shift key. Torniamo un attimo indietro, riselezioniamo, mettiamo questa volta di là la nuvola vera e propria, riproviamo a vedere. Ecco, finalmente è possibile osservare che, diciamo, il contorno non è solo relativo, diciamo, al perimetro esterno della nuvola, ma viceversa riguarda i contorni di tutti gli edifici che sono stati rappresentati all'interno della nuvola. Vediamo una visione dall'alto. Ecco. Noi abbiamo la possibilità di ruotare, diciamo, il nostro elaborato e attraverso il nostro piano di taglio
andremo sostanzialmente a osservare la variazione tra la visualizzazione della nuvola e la visualizzazione dei contorni che stanno sotto. Quindi, diciamo, sarà possibile osservare ad esempio il contorno di questo edificio che viene rappresentato diciamo, nell'elaborato vettoriale laddove diciamo, noi ne abbiamo una visione dall'alto, ad esempio. Quindi questo comando è importante perché, diciamo, con il modulo Vector Editor, ad esempio, noi possiamo andare a realizzare, diciamo, la vettorializzazione vera e propria con linee e punti, diciamo, del contorno che abbiamo in qualche modo desunto attraverso la nuvola dei punti. Vediamo se me lo fa aprire. Eccolo. Qui noi dobbiamo sostanzialmente andare a dirgli quale dei due layer principali, che sono linee o punti, sia il corrente. Andiamo a creare un nuovo file. Nuovo file, qui dobbiamo selezionare la cartella all'interno della quale verrà salvato il nostro elaborato. E daremo un nome al layer e possiamo poi decidere appunto se andare a realizzare dei punti o una polilinea, decidere il colore, decidere lo spessore, eccetera, eccetera. Chiaramente non solo linee e punti, ma anche degli shape. Quindi utilizzando gli snap, i vari comandi di snap che ci vengono resi disponibili dal comando Vector Editor, sarà possibile andare a editare direttamente il contorno per ottenere quello che è, diciamo, poi l'elemento vettoriale nel caso, diciamo, di un rilievo morfologico, ad esempio le discontinuità su quelle che sono le variazioni di pendenza, diciamo, tipiche ad esempio del territorio ligure dove abbiamo un terrazzamento, noi possiamo andare a definire il piede, il ciglio esterno delle fasce terrazzate e lo facciamo avendo questo strumento a disposizione che ci consentirà poi di esportare sia i punti che le polilinee nel formato o shape, per poter poi diciamo, effettuare le elaborazioni con ad esempio strumenti tipo GIS. Io utilizzo QGIS e con quello riesco a diciamo, elaborare tutti gli strumenti, tutti i file tipo shape, oppure direttamente IndexF, e quindi di poter importare la vettorializzazione che viene realizzata direttamente in Leader 360 all'interno dei sistemi CAD. Usciamo quindi dallo strumento Vector Editor e andiamo avanti nella visualizzazione. Tra l'altro devo correre un po' perché il tempo, diciamo, non mi è amico e io sono anche un po' prolisso nell'esposizione dei vari comandi. Con PCV abbiamo un filtro di visualizzazione che ci consente di osservare la nuvola dei punti. Qui possiamo chiudere, ad esempio, e riaccendiamo la nostra nuvola dei punti, lanciamo il comando PCV che è un comando abbastanza è un filtro di visualizzazione come potrebbe essere anche il display by ADL che diciamo, ci consente di osservare meglio quelle che sono diciamo,
le nuvole dei punti e andare a visualizzare la nuvola trattata attraverso il display by blend, dove qui abbiamo il comando di intensity e va bene, ma adesso non era quello che ci interessava, o il display by mix, dove noi possiamo decidere appunto di applicare delle palette di colori diverse andando a selezionare ad esempio solo determinate classi all'interno della nuvola. Qui tipicamente possiamo decidere di andare a visualizzare l'unclassify e il terreno, e con, diciamo, avendo applicato il comando PCV, il filtro di visualizzazione, noi avremo la possibilità di visualizzare meglio e attraverso delle palette di colore che meglio si adattano ai nostri scopi. Se vogliamo dei colori più caldi, ad esempio, basta cambiare la palette, andremo a visualizzare la nostra nuvola dei punti in diversi modi. Qua applichiamo anche le DL e vedete come migliora decisamente la rappresentazione della nuvola dei punti. Andiamo avanti. Ci sono i comandi di definizione della proiezione, in cui possiamo decidere di andare a modificare appunto i diversi sistemi di riferimento. Il comando di riproiezione, quindi una volta che abbiamo modificato il sistema di riferimento applichiamo il comando reproject e con quello andremo a modificare il sistema di riferimento. Un comando interessantissimo è questo, ad esempio, dove avendo disponibile un'ortofoto georiferita, noi possiamo, partendo da una nuvola di cui non abbiamo i valori di RGB, che può essere una nuvola, diciamo, che rappresenta soltanto l'intensità dei punti tridimensionali, ma manca l'informazione sull'RGB, possiamo decidere di associare e quindi colorare la nostra nuvola utilizzando l'ortofoto che deve essere chiaramente georiferita e che abbiamo visto precedentemente. Questi, diciamo, comandi, poi io sinceramente li utilizzo meno nella mia pratica, li ho utilizzati meno e li conosco anche meno, però sostanzialmente, ecco, voi potete andare a consultare, diciamo, quella che è la guida in linea del programma LiDAR 360 e che ci è resa disponibile sul sito della Software House, della casa madre. Andando a selezionare Software LiDAR 360 si arriva in questa schermata e, diciamo, abbiamo a disposizione la User Guide, dove, diciamo, andando a editare il comando di interesse, ad esempio io metto Statistics, lui riporterà dalla guida tutti i riferimenti che, diciamo, trova relativi al termine statistica che io ho richiesto. Quindi qui poi avremo il rimando direttamente alle pagine della user guide, chiaramente ne ho beccato la prima vuota, qui vediamo se mi ci rimanda, non lo fa e va bene. Comunque vi assicuro che tutte le pagine generalmente funzionano e di conseguenza non si hanno grossi problemi di consultazione. Ritorniamo però
nel Reader 360 e andiamo avanti nell'analisi e descrizione dei vari gruppi di comando principali. Per quanto riguarda i raster, noi abbiamo sostanzialmente la possibilità di gestire gli elaborati diciamo, tiriamo fuori dalle nuvole dei punti come raster, come GeoTIFF, e quindi comunemente sono i nostri DEM o i nostri, diciamo, DSM. E poi tutti gli elaborati, diciamo, derivati, e di ciascuno di questi è possibile andare a fare, diciamo, anche dei calcoli che modificano sostanzialmente le bande, diciamo, in tonalità di grigi che caratterizzano questi elaborati. Band Calculator è, diciamo, un comando che ci consente di operare con operazioni di tipo matematico, con degli operatori di tipo matematico, a partire da più, diciamo, GeoTIFF. Quindi se noi abbiamo ad esempio un DEM e un DSM, noi potremmo pensare di calcolarci attraverso questo comando quello che poi vedremo essere il CHM, cioè l'elaborato che risulta essere differenza tra il DEM, anzi il DSM e il DEM di riferimento, e che ci consente di classificare la nuvola attraverso la separazione tra tutto quello che è terreno e tutto quello che viceversa viene riconosciuto come una feature diversa dal terreno stesso. C'è chiaramente una procedura in terrain, nel modulo terrain ad hoc per poter effettuare questa operazione, ma volendo possiamo decidere, non acquistando il modulo terrain, perché ricordo che ogni modulo ha un, diciamo, costo aggiuntivo rispetto all'acquisto di LiDAR 360, e quindi potrebbe non essere immediatamente di nostro interesse acquistare l'intero pacchetto completo di tutti i moduli, ma di acquistarne soltanto alcuni. E diciamo, negli strumenti di base, che sono già ricompresi tutti nel data management, noi siamo già in grado di poter realizzare alcuni degli elaborati che ci consentiranno poi di modificare le nostre nuvole dei punti e sostanzialmente di classificarle. Qui, come abbiamo visto per la nuvola dei punti, possiamo andare a mosaicare, diciamo, anche il nostro GeoTIFF, quindi andare sostanzialmente a caricare un GeoTIFF, andare a selezionare l'operatore attraverso il quale andare a modificarlo e andare a salvare il risultato all'interno, diciamo, della cartella che abbiamo prescelto. Scusate, questo qui è il mosaic. Quindi, vi stavo descrivendo il comando successivo, raster subdivision. Noi possiamo decidere, quindi, caricare il nostro GeoTIFF, andarla a suddividere in funzione della scala di rappresentazione che ci interessa e andarla a salvare, suddiviso in diverse, diciamo, sezioni utili, nella cartella di destinazione. Con raster mosaic faremo esattamente l'operazione contraria, cioè andremo a ricomporre
il nostro dem originario. Clip è, diciamo, la raccolta degli strumenti di selezione. Possiamo decidere di intervenire con poligoni, rettangoli o cerchi. E direi che tra gli strumenti gestione della nuvola dei punti assume un rilievo, un'importanza fondamentale il diciamo, comparto conversion, dove noi abbiamo la possibilità di convertire i nostri elaborati in diverse tipologie di formato. Quindi, nel momento in cui abbiamo effettuato delle analisi e abbiamo editato le nuvole che diciamo, derivano da altri software di terze parti, noi otteniamo, come abbiamo visto, un formato proprietario da Leader 360 che è il LIDATA. Però ciò non toglie che noi siamo sempre in grado, o attraverso l'insieme dei comandi di conversion, o andando direttamente con il tasto destro a selezionare l'elaborato di riferimento all'interno della casella del project, di esportare questi elaborati, come vedete, in diversi formati di riferimento della nuvola dei punti. E di conseguenza, diciamo, siamo sempre in grado di far entrare e uscire da Leader 360 le nuvole dei punti in maniera da poterle poi gestire con programmi di terze parti. Lo stesso dicasi per quanto riguarda, ad esempio, i DEM, dove noi possiamo decidere di o trasformarli in LIDATA, quindi in modelli che andiamo a utilizzare all'interno sempre di Leader 360 o in formati compatibili con programmi di terze parti, ad esempio in ASCII, dove io elaboro i miei DEM e poi me li importo comunemente o in QGIS o in Topco di Sierra Soft. E di conseguenza, diciamo, poi deriva da farmi tutta una serie di altre elaborazioni, più di dettaglio e più specifiche sull'interesse che ho, nella restituzione dei miei rilievi. Convert to Raster, ci consente, ad esempio, di convertire i modelli che andiamo a elaborare all'interno del Leader 360, nel formato raster. Quindi, laddove noi abbiamo un'immagine raster, la convertiamo precedentemente in un modello che possiamo gestire all'interno del programma. Andiamo ad editarlo, lo modifichiamo. Dopodiché possiamo, per renderlo disponibile verso l'esterno di Leader 360, convertirlo nuovamente in un formato raster e conseguentemente avere nuovamente un DEM corretto che utilizzeremo sia con Leader 360 chiaramente, ma anche con soluzioni software di terze parti. Lo stesso dicasi per gli shape, abbiamo visto che possiamo convertire sia cioè i formati vettoriali sia in shape che in DXF e qui possiamo utilizzando l'ortofoto georiferita andare a colorare sia la nuvola ma anche i modelli in maniera da texturizzarli con i colori reali desunti dall'ortofoto. Il modello lo possiamo nuovamente convertire nel formato immagine, questa volta non georiferito. E quindi per avere sostanzialmente una rappresentazione statica da presentare all'interno dei nostri elaborati, ad esempio in Word, eccetera. E infine il formato ASCII, che è il formato diciamo, universale verso il quale diciamo, è possibile esportare ogni formato raster da utilizzare poi verso
diciamo software di terze parti. Extract è, diciamo, il comando, l'insieme di comandi, meglio, il modulo che ci consente di fare l'estrazione a partire dalle nuvole editate di ciò che realmente ci interessa. Ad esempio, andiamo a fare la visualizzazione by class della nostra nuvola. Voi vedete che sostanzialmente la nuvola già è stata classificata nella classe 2 del terreno e nella classe 1 unclassified. Ora noi vogliamo dividere, diciamo, queste due classi e ottenere solo ciò che realmente ci interessa, fermo restando che poi chiaramente qui avremmo necessità, ad esempio, di fare un miglioramento dell'analisi che abbiamo visto fino adesso per portare nella classe 2 anche queste parti della nuvola che chiaramente rappresentano il terreno e o elementi che si distinguono dal terreno. Qui abbiamo ancora degli edifici, qui ci sono poi c'è della vegetazione, eccetera. Quindi, in sostanza, lui ha fatto una prima, diciamo, scrematura e ha identificato degli elementi che fanno riferimento alle due classi di cui parlavamo, ma siamo sempre nella condizione di andare a migliorare questo elaborato andando a inserire quelle zone che il programma non ha saputo diciamo riconoscere e quindi inserire direttamente all'interno delle classi di riferimento. Qui si apre la solita finestra di dialogo in cui in sostanza selezioniamo quella che è, diciamo, la nuvola di riferimento e estraiamo all'interno della cartella che andremo a selezionare soltanto la classe di interesse. Qui possiamo chiaramente andare a salvare l'elaborato di sintesi con un nome qualsiasi e lanciando il comando, lui lo fa velocemente perché la nuvola è piccola e ti dice: vuoi aggiungerlo al progetto? Dico sì, ok. Dopodiché vado a spegnere quello che è il mio elaborato d'origine, che era questo, con tutte le classi presenti, e mi rimane, diciamo, soltanto l'elaborato di sintesi, dove vediamo che tutto quello che era riconosciuto come unclassified è stato, diciamo, tolto. Di qui poi sostanzialmente a noi servirà da questo, diciamo, da questa nuvola teoricamente pulita, editata, tirar fuori i file, diciamo, che ci consentono poi di andare avanti nella classificazione dei nostri elaborati d'origine, quindi tutti i file a partire dal DEM, il DSM, il CHM e diciamo tutti quelli che fanno parte del modulo terrain. Vedete che qui sostanzialmente c'è la possibilità di tirare fuori GeoTIFF con caratteristiche molto diverse e che hanno, diciamo, quindi un significato, un fine sostanzialmente peculiare all'analisi che vogliamo introdurre. Avrei da parlarvi ancora per molto a lungo, vedo che stiamo raggiungendo quasi l'orario di conclusione del webinar, quindi aprirei anche un minimo di spazio per
eventuali, diciamo, richieste di delucidazioni che ognuno di voi penso abbia accumulato durante questa lunga esposizione. Ecco. Quindi adesso devo attendere soltanto poi che ritorni anche Tiziano in maniera da avere un aiuto anche da lui nella gestione delle eventuali vostre richieste. Io non riesco a vedervi perché non riconosco la finestra di dialogo. Mi è nascosta anche dalla registrazione. Vediamo un attimo, chiudiamo queste finestre qui e vediamo se per caso riesco a visualizzare. Aspettate un secondo, un attimo solo che vedo se riesco a farmi aiutare da qualcuno di là in maniera da riportarmi nella finestra principale della piattaforma. Un attimo solo. Sono rimasto solo, cioè non riesco a riportarmi qua nella. Perché sostanzialmente avrei concluso un po' l'esposizione, però volevo capire se loro hanno delle richieste da fare Ah, sì. Aspetta, e come faccio eventualmente a visualizzare. aspetta, aspetta. Allora, facciamo. Sono a disposizione. Sì, ma puoi dirlo anche a voce, però ti Sì, sento. no, ma infatti quello glielo avevo già. Ecco, se avete delle domande da porre, chiaramente diciamo sono a disposizione per rispondervi. Ecco, dovete usare la chat per poter comunicare, chiaramente. In basso a destra. Avete la possibilità di porre dei quesiti e poi io, Tiziano, vi risponderemo prontamente. Ci sono limiti massimi sul numero di punti nella gestione delle nuvole? No, no, direi che diciamo. Si riescono a gestire nuvole anche molto dense e molto ampie in LiDAR 360. Loro fanno riferimento a elaborati nell'ordine dei 300 gigabit, come diciamo, dimensione del file gestibile. Ecco, una cosa che chiaramente vorrei diciamo, farvi vedere, avendone però il tempo, e in questa sessione sinceramente mi sembra di essermi già dilungato un po' troppo, è tutta la parte di classificazione, nel senso che ci sono tutta una serie di comandi specifici per la classificazione della nuvola in diverse classi. Però eventualmente nel prossimo webinar della settimana prossima che dovrebbe affrontare diciamo il powerline e diciamo la descrizione del modulo terrain faremo magari una prefazione iniziale dandovi un minimo di dettaglio su quelli che sono i comandi di classificazione che fanno riferimento al gruppo Classify.
Se ci sono altre domande. Se non ci sono altre domande, io vi saluto e vi aspetto lunedì prossimo, sempre alle 10.30, per il secondo webinar dedicato a Leader 360 della Green Valley International. Buona giornata a tutti, un saluto, grazie.